Per chiunque deve cambiare l'automobile e sta pensando di acquistare un'automobile diesel, beh, c'è un grande punto interrogativo. Cosa devo fare? L'acquisto oppure no? Magari posso scegliere un benzina e quanto mi costa soprattutto? Di recente i sindaci di alcune delle più grandi città italiane hanno già dichiarato che ci saranno dei limiti alla circolazione, ne abbiamo parlato in un nostro video. In questo video invece voglio mettere a confronto i costi di esercizio del diesel e del benzina. Prima però vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube per non perdervi tutti i nostri nuovi video e soprattutto per ricevere le notifiche in anteprima. La comparazione si giocherà su tre punti fondamentali: assicurazione, manutenzione e il consumo di carburante. Per quel che riguarda la manutenzione sono andato su midas.it e norauto.it per farmi fare dei preventivi, stessa cosa ho fatto per facile.it per le assicurazioni e poi per il consumo di carburante ho fatto diversi calcoli per cercare di capire quanto costa fare lo stesso chilometraggio con i due carburanti diversi. Vi ricordo ovviamente che le cifre di questa comparazione sono indicative e tutto va giocato sulla vostra situazione, quindi potete riprendere lo stesso schema, applicarlo alla vostra condizione. L'automobile che abbiamo preso in considerazione è la Fiat Tipo 1400 T-Jet da 120 cavalli, che viene comparata qui in questo video con la Fiat Tipo 1600, sempre da 120 cavalli, ovviamente motorizzazione diesel. Attenzione però, perché se a queste cifre, che sono quelle dei costi di esercizio, andiamo ad aggiungere l'investimento, diciamo così, iniziale per acquistare un diesel rispetto ad un benzina, i conti cambiano totalmente, come vedete da queste immagini. Per calcolare l'assicurazione ho usato questi parametri: uomo, milanese, 35 anni, uso, casa, lavoro e tempo libero e in prima classe di merito. Come vedete, la differenza più importante è sul costo dedicato al carburante, anche se in ogni caso alla fine dei conti l'investimento iniziale dedicato all'automobile diesel va in parte a pareggiare i conti. In ogni caso, comunque, su 5 anni il benzina risulta più costoso rispetto al diesel. La differenza fondamentale la fa il costo d'acquisto superiore del diesel, e in questo caso è superiore non di poco, perché le cifre sono veramente diverse, sono ben oltre i 2000 euro di differenza del diesel rispetto al benzina, e questo ci porta a riconsiderare tutto il conto sul diesel. Ovviamente attenzione però che molte volte il divario tra diesel e benzina è inferiore, quindi va sempre fatto calcolando poi la differenza di costo dal listino oppure dall'offerta che vi fanno in concessionaria tra la motorizzazione diesel e quella benzina. So che è un po' complicato, però tutti questi conti riescono a farvi risparmiare un bel po' di soldi. E infine rimangono valide tutte le considerazioni sul diesel, che avendo maggiore coppia motrice riesce a essere molto sfruttabile nella vita di tutti i giorni. E attenzione, perché se fate tanti chilometri all'anno, e in questo caso ho considerato 20.000 chilometri, ma sono fin pochi perché c'è chi ne fa molti di più, beh, allora in pochi anni potreste accumularne talmente tanti che il motore diesel sicuramente rimarrebbe la scelta ideale. Come sempre, questo video spero vi sia stato utile. Se è così, lasciate un mi piace qua sotto e soprattutto ditemi la vostra nei commenti: quale scegliereste e magari quale avete scelto alla fine, il motore diesel o il motore benzina? Noi ci vediamo alla prossima, sempre qui su DriveK. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale YouTube. We'll be right back.